Questo programma è offerto da Buongiorno Tiziana Garbatissima. Come stai oggi? Bene, bene, perché? Perché? Beh, ma tu è vero? No, dico bene, poi dalla spiaggetta stato come vuoi stare. Entrando. Abbiamo preso già un caffè. Già il primo. Ci siamo accomodati. Poi abbiamo preso qua tutta la Ma che tu hai preso? Sai che cos'è questo? Mango baka. Cominciamo. Auguri a te, Elia. Auguri, come va? Oggi è Sant'Elia. Sant'Elia, maschio con la A finale. Maschio con la A finale. Bello. Elia, no, vabbè, Elia è un nome abbastanza. È comune, Elia. Elia. Diciamo l'anagramma, sai? Allora, l'anagramma di Elia. No, di Sant'Elia. Sant'Elia è inalaste. Inalaste. Ma soprattutto l'estate, quando c'è capo di un raffreddore, una cosa che è bruttissimo. Inalaste. Che cosa fa? Fa l'aerosol. Quindi tutti quelli che chiamano Elia vuol dire, no? Che questo anagramma ti dà spunto a che stai attento, tu ci ti pigli la freddo la valenazione. Quindi Elia, soprattutto Elia, non ti raffredda. Attenzione, come mettete una sorta a te, questo capo, questo capo. Auguri, compa! Auguri! Ecco, ciao, consumao, cartao, amicao, sinistrao, scappavo sao, scappavo sopra, fogliavo che volavo, pigliavo dove cantavo, sangavo della terrao. Hola! Questa illa, questa nacca o balaia o contrario. Un ismerso, ai, questo è per Sagittao e Acquao, insomma. Allora sono Venturao e Inerziao, che vuol dire? Portatao voi, Sagittao e Acquaro. Iniziao. Siete proprio, voi siete di quello che voi fa quello o fai quell'ao o fa così. Poi, movimentao. Bravo, poi capita una giornata come questo, che ho fatto un caldao che non si capisce un'au. Inerziao, addormentao. Vogliao, però poi curcao. Curcao giurna. Quarto tu giù. Ciao Ado, no fai. E non audio. Ah no, questo è. Non diceva, che cosa diceva il nome? Tanta cosa diceva il nome. Cacciapiglio me la ricordava tutta quella che diceva, però piano piano ogni tanto io mi metto, piglio, vado a leggere, vado a fare e ricordo quello che diceva il nome. È la nonna. Che allora, dice? Dicevano tante cose che erano tutte giuste. Dimmene una.
una. Allora prendiamo il termine di oggi, no? Che vogliamo dare un attimino una spiegazione a quello che è. Perché molta gente, no, che dice tira. Vi capita, no? Di. È un herpes, no? Però tante volte danno interpretazione, dice, hai visto qualche cosa così? Hai spiato, no? La buca della serratura. Hai spiato da qualche panne, hai spiato. Quando viene l'orzaiolo, sapete quella cosa che la nonna diceva, passa capigli, scintilliglia, la mette su e qui te passa, così. Ah, così dice? Così si faceva, così. No, così si faceva ancora. Si faceva ancora. Come si chiama questo orzaiolo, quest'herpes? Uraciura! Guarda, vedete, uraciura. Uraciura, a despia, ora su. Da sera. Allora, ma che c'hai all'occhio? Ora su. Ora su. Un euro. Ah, non lo so se con l'euro funziona. Qua a centinaia funziona. Dammi un euro. No, non avevo proprio niente. Dammi un euro. Passa da solo, passa da solo. Passa. Vedi? È terminato questo giorno, è un giorno di mercoledì, qui dalla spiaggetta, mercoledì 20, quindi noi cosa abbiamo ancora da dire? Abbiamo detto le cose che c'erano da dire negli spazietti giusti e determinati, e allora noi non facciamo altro che salutarvi col cuore, no? E volendo potremmo anche rimanere ancora un po', volendo, come fa? Volendo, cioè questo è Ma c'è più caffè. Ci prendiamo un caffè e poi andiamo a fare dei No, capetti. Poi andiamo. Ma poi alla spiaggetta dove vuoi andare? No. Ce ne andiamo dalla spiaggetta. Andiamo a fare dei caffè. Facciamo la spesa. Da. Che facciamo la spesa? Non andiamo spesa. A mare, no. Ma qua è una favola o mare, mica c'è. Noi non. Ci prendiamo un caffè. Questo programma è offerto da